approccio di lavoro l'ho avuto in una pasticceria del centro storico di Loco Rotondo. E poi a 14 anni ho iniziato il mio percorso alla scuola Berghier di Castellana. La mia prima esperienza estiva di lavoro in cucina è stata a Lignano Sabbiadore, in un ristorante dove si facevano tantissimi coperti al giorno. Potevo anche dire no, non lo faccio questo mestiere, perché si facevano tante di quelle ore, dalla mattina alla notte, però poi piano piano abbiamo preso un po' confidenza. Io poi ho fatto quasi 2 anni alle isole Bermuda, ci siamo ritornati in Italia. Un bel giorno è venuto il proprietario di questa masseria a trovarmi e mi ha detto tu devi venire a lavorare con me. Sono arrivato qui e qui era, diciamo, il paradiso per me, stare in una cucina circondata da finestre dove si vedono, si sente il rumore degli uccelli la mattina, si vede il sole, si vede l'ulivo, una brigata di 10 persone in totale, dove noi facciamo matrimoni tutti i giorni, da aprile fino a ottobre. Se non si ha passione in questo lavoro, secondo me, bisogna cambiare subito lavoro, altrimenti si è finito. Mi è venuta l'idea di abbinare un pesce povero, che è lo sgombro. Abbiamo abbinato l'astice, che è un prodotto che va molto nel discorso wedding, perché vogliono vedere un po' il crostaceo di un certo livello. E qui abbiamo abbinato i germogli di finocchietto selvatico e il rapanello, conditi con olio, limone, sale e pepe. Poi, per valorizzare un po' il sapore del finocchietto, abbiamo creato quest'aria sempre con il finocchietto frullato. Un po' pensando prima sulla carta, perché fare degli schizzi, dei disegnini, un po' il discorso della natura, perché noi, come vedete, siamo in un posto bellissimo, in una masseria storica, diciamo, allora dobbiamo cercare anche di mettere degli ingredienti adatti a un po' a dove ci troviamo. E poi c'è il cuore. Allora, qui stiamo facendo la base del primo piatto, che è una crema fatta con i mugnoli e tutta la parte verde delle cime di rapa. Però siamo partiti da un fondo con l'olio, l'aglio e l'acciuga. Così diamo il sentore, diciamo, l'intento è quello di fare un piatto innovativo con gli ingredienti nostri di un tempo, cioè proprio le basi delle orecchiette rape. Andremo a fare questo tortello farcito con la cottura che si faceva impignata una volta, con il polipo, la patata, la cipolla rossa. La pasta del tortello è fatta soltanto con farina di ceci. La particolarità di questa pasta è che noi partiamo proprio da macinare i ceci e viene fuori questo tipo di impasto, vedete? Cioè, bello colorato, profumato. Cioè, questo è un ripieno senza uova, senza formaggio, soltanto polipo, patate e cipolla. Secondo me adesso la clientela è alla ricerca proprio di questi prodotti, un po' la parte antica delle ricette del nostro territorio, però trasformate, presentate in un modo moderno. Oh, cime di rapa e tortelli. Ah, questo è il piatto forte di carne che vi voglio presentare oggi, con l'abbinamento del filetto di vitellino da latte con la senape selvatica. La senape selvatica li facciamo un tortino con aggiunto di un po' di ricotta, un tuorlo d'uovo e un po' di formaggio grana grattugiato. E qui passiamo al filetto di vitellino con una pancetta nostrana. Una volta fatto questa operazione qua, andiamo a rosolare in padella antiaderente. Qui andiamo a completare il nostro tortino con la senape selvatica. Creare una squadra.
perché se si è in una bella squadra di lavoro si viene a lavorare con molto entusiasmo, con la grinta di fare sempre meglio. È la passione è quella prima di tutto che mi fa alzare la mattina felice di venire qui in mezzo alla terra, in mezzo agli alberi di ulivi, in mezzo al cinguettio degli uccelli. Il mio lavoro parte un po' dalla testa, anche se un po' questa testa che pazza, perché a volte anche di notte mi sveglio e penso a un ingrediente, penso a un piatto, penso a dei colori, dei profumi. Poi la mattina arriviamo qua, sul posto di lavoro, diciamo, io dico felici, perché per noi questa è un'isola felice. Qui passiamo alla melanzana mignon di Spirito Contadino. L'abbiamo cotta in uno sciroppo di zucchero e zenzero. Passiamo questa melanzana qua con del cioccolato bianco puro. Si può creare un bel dessert anche con le verdure. A questo punto parlerei di Spirito Contadino, cioè un'azienda che ci dà l'opportunità di avere tantissimi prodotti della terra, specialmente verdure spontanee, verdure selvatiche. È un grande aiuto anche sui pastellati, che specialmente nella banchettistica, a livello di aperitivi, ci danno una grossa mano. Il discorso delle verdure selvatiche è qualcosa di eccezionale, perché diciamo, ritrovarli nella rifornitura giornaliera è difficilissimo. Però diciamo, con l'aiuto di Spirito Contadino noi riusciamo a fare delle belle soluzioni anche per la grande banchettistica, per i grandi numeri, perché non è facile pulire un fungo cardongello per 300 persone o pulire una verdura tipo la cicoriella selvatica per 300 persone. Allora diciamo quella è una grandissima mano che ci dà per diciamo, fare dei piatti che escono un po' dalla tradizione e dalla terra.